Bentornati a Beats, lo spazio in cui parlare del grande ingranaggio che muove la music industry: talento, passione, intuizione, ma anche strategie di marketing, algoritmi e piattaforme. Mi accompagneranno in questo viaggio professionisti che da anni conoscono il mondo della musica e tutte le sue regole. E capiremo con loro quali sono tutti gli ingredienti necessari per trasformare una passione in una storia da raccontare. Io sono Max Brigante e tutto questo è Beats. C'è Giulia Lizzoli in questa puntata di Beats. Cara Giulia, scrivono di te. Classe 1990, laureata all'Università degli Studi di Pavia in Economia e Commercio, poi però ti sei andata a prendere un Master in Industry Management presso la University of West London. Wow, complimenti. Hai debuttato professionalmente come Digital Marketing Coordinator presso la sede di Londra di Warner Music. Nel 2019, che credo sia la prima volta che io ti ho incrociata, passi a TikTok, sempre in UK, come Music Content Manager, torni poi in Italia negli uffici di Milano della piattaforma nel 2021. Prima come Music Partnership Manager, poi a partire da marzo del 2023 come Head of Music Operation per il Sud Europa. Il Sud Europa per voi che paesi comprende? Include Spagna, Portogallo e ovviamente Italia. Quindi Spagna, Portogallo, Italia. Hai dichiarato: tra TikTok e la musica c'è un rapporto intrinseco. E io partirei proprio da qua, perché chiunque operi nel settore musica, i manager, gli artisti, gli editori, i discografici, hanno tutti a un certo punto fatto una riflessione su TikTok. Chi prima, chi dopo, perché l'impatto che ha avuto sulla musica è enorme, è gigante. E quindi io parto da qui, da questa tua frase: tra TikTok e la musica c'è un rapporto intrinseco. Qual è secondo te questo rapporto intrinseco? Beh, allora, TikTok è una piattaforma sound on, quindi ovviamente nel momento in cui tu usi la piattaforma devi per forza avere il suono attivato. Il che significa che c'è tantissimo potenziale per la musica, perché guardare un video su TikTok senza la musica sarebbe un'esperienza a metà. E questo vuol dire che per gli artisti si sbloccano tantissime opportunità di promozione della propria musica, ma è una promozione che è assolutamente in capo a loro e che può venire in modo totalmente organico, perché rispetto a magari quando esistevano i video ufficiali su altre piattaforme, io posso prendere in mano la conversazione come artista, ma anche vedere che cosa crea la community sulla mia musica, che cosa ispira la mia musica a chi è mio fan o chi magari diventa mio fan perché mi scopre su TikTok. Quando riprendo un attimo la tua mini bio, quando tu passi da Digital Marketing Coordinator a Londra di Warner, quindi di un'etichetta, sempre in UK, Music Content Manager a TikTok. Cosa sapevi della piattaforma? Allora, l'avevi già addocchiata, immagino, perché già lavoravi nel digital, però che rapporto avevi? Allora, è stato un salto abbastanza forte, perché io ero in Warner nel dipartimento di Global Catalog. Quindi noi ci occupavamo di catalogo, okay. Io specificatamente seguivo i social per alcuni artisti tra Phil Collins, Tina Turner. Adult. Esatto, quindi ovviamente è stato appunto un cambio molto drastico. Io conoscevo la piattaforma, ma si parla di primavera del 2019, quindi ovviamente era molto più agli albori rispetto a poi l'esplosione che ha avuto in seguito. E quindi è stato molto interessante approcciarmi a quella che era la scena italiana, perché appunto io lavoravo magari con artisti più UK, US, e vedere che cosa poteva offrire questa piattaforma. Penso che sia stato molto utile per me avere questo, diciamo, background appunto nel catalogo, perché da subito ho avuto l'idea di dire: magari c'era un po' all'inizio questa visione di TikTok come piattaforma solo ed esclusivamente per artisti giovani o nuova musica, ma come poi abbiamo visto ci sono tantissime possibilità anche per il catalogo, e quindi ho sempre avuto un po' questo approccio, per fortuna, multilaterale, e poter dire: ok, diamo possibilità a
tutti i tipi di musica e tutti, certo, i tipi di artisti. Beh, forse mai come in questo momento, e abbiamo una traccia che è in Stalova di Marregue di Santeria, che credo fosse del 2016, che è risorta. Ed è risorta grazie a TikTok. Nel mondo sono risorte tante tracce, anche in Italia, però forse questa è quella più grande, no? È sì, la case history principale. In Italia devo dire che è stata, penso, tra le poche che effettivamente è riuscita ad arrivare poi al numero uno, appunto, trattandosi di traccia di catalogo, e soprattutto dopo appunto sette anni dall'uscita, partendo da un trend totalmente organico, per cui qualcuno su TikTok ha cominciato a fare dei video utilizzando questa canzone, che poi ha spopolato completamente. E quindi poi abbiamo visto questa correlazione diretta, che vediamo spesso e volentieri, ma in questo caso è stato molto più forte, tra quello che succede sulla piattaforma è quello che poi succede al di fuori, per cui il fatto di appunto riscoprire una traccia che magari per chi ha qualche anno in più già conosceva, ma poteva essere una traccia completamente nuova per chi si è affacciato per la prima volta appunto a questo album. E poi anche il fatto che la traccia sia tornata per esempio in radio completa proprio la resurrezione della traccia, e fa a tutti noi che operiamo nel mondo della musica aprire un po' gli occhi anche su come si può cercare di gestire il catalogo oggi sfruttando le piattaforme nuove, anche se tu hai usato una parolina magica, che è organico. E spesso uno si approccia a TikTok e dice devo far partire un trend, devo chiamare i creator che mi aiutano a far partire il trend. Poi però sembra essere molto complicata questo tipo di manovra di marketing. Allora, in alcuni casi è comunque successo. L'importante secondo me è sempre mantenere una certa genuinità. Quindi io quello che suggerisco agli artisti quando mi interfaccio con loro è di essere i primi promotori della propria musica, e grazie a TikTok questo può avvenire, perché appunto tu sei hai in mano la conversazione. Può essere utile in alcuni casi, non voglio dire utilizzare, però insomma sì, magari utilizzare come strumento di promozione anche creator che possono avere una piattaforma magari molto ampia, e quindi questo fa sì che i loro video possano essere visti da più persone. L'importante però secondo me è che nel momento in cui si utilizzano anche questi mezzi, il video, il contenuto del video e anche la persona che lo crea deve risultare credibile. Su quello che vediamo su TikTok è che ti sgamano subito cerchi, certo, non voglio dire di imbrogliare, però di vendere qualcosa in un modo che non sia genuino, perché l'autenticità è proprio quello che rende la piattaforma quello che è. Quindi ecco, io consiglio sempre agli artisti di utilizzare TikTok per appunto dare l'idea del tipo di contenuto, del tipo di messaggio che vorrebbero dare tramite i loro brani. Quindi il video diventa una sorta di complemento alla loro canzone. Sì, è un'estensione della comunicazione. Esatto. E ti sgamano subito anche perché c'è tanta generazione Z. Ritorno a Instalova, ma solo per fare un esempio. E perché la conversazione sia più comprensibile a tutti. Quello è un caso di una canzone che, per via di un trend organico, viene molto ascoltata sulla piattaforma, vengono viralizzati molti video. Poi però evidentemente dalla piattaforma di TikTok si va ai DSP, perché la canzone, come dicevi giustamente tu, arriva prima, e poi arriva prima anche in Fimi, cioè la canzone risorge appunto. Leggo però che, per esempio, un sindacato francese, che credo sia il sindacato per l'editoria e la discografia, sostiene che il format degli short video, che è anche il format di TikTok per esempio, limiterebbe i DSP, l'ascolto dei DSP, perché poi appunto la gente si ferma lì sullo short video. Penso che ci siano due scuole di pensiero completamente opposte, e anche dei casi che dicano l'esatto contrario. Sì, noi tra l'altro abbiamo fatto una ricerca qualche mese fa che diceva che in realtà chi
circa il 67% degli intervistati nel momento in cui scopre una canzone su TikTok va su una piattaforma streaming ad ascoltarla. Okay, 67%. Sì. Quindi secondo me in realtà è solo, anche qui TikTok è un altro strumento di scoperta, ma non va a sostituirsi a quelle che sono le piattaforme streaming, perché io magari il modo di ascoltare la musica per me non cambia rispetto a un momento pre-TikTok. Magari voglio dire che ha sostituito altre piattaforme, però TikTok è una piattaforma di intrattenimento, per cui i competitor non sono necessariamente le piattaforme di streaming musicali, magari sono altri. Quindi io penso solo che ci sia stato un aumento di scoperta dei brani, degli artisti che possono arrivare da qualsiasi parte del globo, ma che non vada necessariamente a sostituirsi all'ascolto poi sulle piattaforme streaming. Ecco, quindi non sono d'accordo, ecco, con questa affermazione. Poi se dovessero esserci degli studi a riguardo, saremmo felici, insomma, di... No, certo, sì, certo. È un interrogativo che ci poniamo tutti. Ci sono chiaramente scuole di pensiero, poi però ci sono anche dei casi che ci dicono che TikTok è proprio... che fa bene in realtà allo sviluppo della musica. Adesso abbiamo anche un altro caso di un artista spagnolo che si chiama Íñigo Quintero, il cui brano Si no estás è anche qui è stato riscoperto dopo vari mesi dall'uscita, se non anni, e dal niente quasi, perché lui comunque è un artista emergente, è alla numero uno in global su Spotify, per esempio. Beh, anche in Italia altissima. Sì, è in Italia altissima, e quindi direi che questo la piattaforma TikTok non ha fatto altro che supportare la scoperta di questo artista anche poi su altre piattaforme, quindi speriamo di continuare in questo sì. modo. Senti Giulia, è innegabile che la piattaforma sia una piattaforma di intrattenimento, ma che guarda molto alla musica. Penso proprio alla casa madre, no? Penso a ByteDance, che comunque sviluppa continuamente dei tool. Per esempio abbiamo visto TikTok Music, non c'è nel nostro paese, e in altri paesi non so in quanti in questo momento. Al momento 5. 5 paesi, un servizio di streaming che chiaramente lascia gli altri DSP probabilmente lì sull'attenti a vedere cosa sta succedendo. Tu sei a conoscenza già di qual è il piano di evoluzione di TikTok Music, o se lo avremo anche in Italia? Allora, noi siamo sempre, insomma, alla ricerca di innovazioni e di evoluzione. Al momento stiamo assistendo a questo esperimento, e in base a poi come si evolverà in questi paesi capiremo se e come poi implementarlo potenzialmente anche in altri paesi. Quindi al momento non abbiamo piani di espansione, diciamo, in altre regioni. Io che seguo sempre le news del music business vedo che c'è grande fermento anche su nuovi sviluppi, no? Leggo di Ripple, leggo di SoundOn, quindi c'è chiaramente grande attenzione da parte della casa madre, come dicevo prima, ed è innegabile che qualcuno possa pensare oggi la piattaforma è la numero uno nella discovery. Cioè, se devi trovare un artista nuovo, credo che anche moltissimi operatori del settore a livello global vadano sulla piattaforma nella speranza di trovare uno forte, no? Lo dico anch'io da manager, per esempio. Secondo te, nei pensieri o nelle possibilità della piattaforma diventare un'etichetta anche? Allora, anche qui appunto, noi siamo... il nostro obiettivo è quello di fornire agli artisti tutti gli strumenti possibili e immaginabili per realizzare la propria musica. Quindi appunto con SoundOn, per esempio, che è ovviamente disponibile in UK e in Irlanda, diamo la possibilità agli artisti di avere la propria musica distribuita su TikTok e anche sulle piattaforme streaming, con dei contratti molto snelli che quindi permettono loro poi di decidere che cosa fare della propria carriera. Questo è un po' dove siamo arrivati al momento. Se diventeremo un'etichetta a un certo punto, un distributore, non ci sono piani al momento per svilupparci in questo senso, però sarà sempre nello spirito di supportare gli artisti e la loro musica e fare sì che possa essere quanto più presente nel mondo. Anche Ripple è interessante, non so se sia solo in US forse. Sì, al momento sì. Però per come l'ho capita io è un app che attraverso l'intelligenza artificiale aiuta gli artisti, soprattutto quelli giovani, a produrre la propria musica, no? È come una semplificazione nella produzione della propria musica, e siccome queste
queste app poi generano nuove intenzioni sui nuovi produttori, trovo tutto molto interessante. Poi so anche che l'intelligenza artificiale spaventa molto al momento l'industria, non solo discografica, ma in generale penso qualsiasi industria creativa. Penso anche che sia normale che sia così, nel momento in cui ci sono qualsiasi tipo di cambiamento porta nuove opportunità, ma magari porta anche un po' di paura, ma nel momento in cui si capirà come usarlo al meglio, sicuramente non farà altro che, anche qui secondo me, dare maggiori possibilità agli artisti di realizzare la propria musica con tutti i mezzi a disposizione. Sì, l'altro giorno Busta dei Subsonica mi faceva riflettere su un momento storico della musica, di quando venne introdotto il campionatore e i musicisti erano scandalizzati da questa macchina che poteva riprodurre un suono, no? Guardando la storia vediamo che per esempio Fatboy Slim, che non è un musicista o non un grande musicista, con l'utilizzo del campionatore ha fatto uno dei dischi dance più iconici, no? Degli ultimi 30 anni, o DJ Premier ha prodotto infiniti artisti rap grazie al campionatore. Probabilmente succederà qualcosa di simile con l'intelligenza artificiale. Da qualche mese c'è TikTok Billboard Top 50. Allora, Billboard è un po' la Bibbia per la discografia, soprattutto US. Quanto è importante questo riconoscimento per te, che per la piattaforma ti occupi di musica? Sicuramente è un grande modo per avere appunto portate al di fuori di TikTok quelle che sono le canzoni che al momento hanno maggiore successo, e quindi avere anche un modo per insomma avere questo riconoscimento per gli artisti stessi. Di recente mi è capitato di ascoltare un podcast che ascolto ormai da anni, di un musicologo e un autore che si avventuravano alla scoperta, diciamo, di questa chart. E erano molto sorpresi nel vedere la varietà di artisti e di generi musicali presenti all'interno della classifica. Quindi sicuramente è un modo anche per avere ancora dissipati gli ultimi dubbi che potrebbero essere rimasti sulle appunto su quanto TikTok può essere varia da un punto di vista di offerta musicale per quanto riguarda gli artisti e i generi musicali. Ecco, quindi penso che non possa fare altro che giovare sicuramente al modo in cui la piattaforma viene anche percepita. Sì, sì, importante anche per tutta l'industria, per veramente sul fronte discovery o engagement musicale, per vedere cosa si sta muovendo. Prima di aprire i microfoni di questa puntata, dicevo a Giulia una cosa nella quale credo fortemente, ma solo perché ho qualche anno più di te, ho vissuto per esempio il periodo MTV. E abbiamo vissuto degli anni bellissimi, avevamo la sensazione che MTV stesse impattando molto sul modello per cui tutti abbiamo iniziato a pensare a fare i videoclip, a investire denaro sui videoclip, a cercare nuovi registi, quindi diciamo che la parte estetica, visual della musica era diventata fondamentale. E poi sono passati gli anni e oggi guardiamo quel fenomeno come l'MTV Generation, riconoscendo a quel fenomeno un impatto enorme. Ho la sensazione che succeda la stessa cosa in questi anni con TikTok e ti volevo chiedere qual è la tua esperienza, quanto ne sei consapevole e che tipo di energia c'è nei vostri uffici rispetto a quanto accade, quanto è importante oggi l'impatto che avete sulla musica. Allora, c'è sicuramente tantissima energia positiva, poi appunto col fatto che io sono dentro TikTok da 4 anni e mezzo, quindi abbiamo visto proprio la piattaforma evolversi da un... mi capitava magari di chiamare artisti o etichette inizialmente e la risposta era: cos'è TikTok? Non lo conosco, certo. Non l'ho mai sentito. Quindi sicuramente adesso stiamo vedendo un grande impatto, magari non necessariamente nel modo di fare musica, di produrla, ma nel modo in cui può essere diffusa quanto più possibile. Come MTV magari all'inizio aveva diciamo un po' la difficoltà, ecco, della parte video, so che soprattutto negli Stati Uniti e in UK il fatto di dover fare dei video ufficiali magari inizialmente non era visto benissimo, come anche noi abbiamo avuto questo periodo, però adesso per fortuna penso che si capisca quanto TikTok dia possibilità a tutti, ecco, di poter portare la propria musica
a quanto più pubblico possibile, quindi ecco, speriamo che questo periodo vada avanti. E... Parlavi di produzione, che è molto interessante, perché poi in realtà, piano piano, in modo organico, negli studi, gli autori e i produttori cambiano un po' il loro modo di produrre anche in base alla fruizione, no, della musica. Noi negli ultimi 10 anni, dai DSP in poi, è difficile che vediamo canzoni con un intro musicale di 30 secondi, andando indietro nel tempo ne abbiamo tantissime. Difficile che un ritornello arrivi dopo 1 minuto e mezzo, andando indietro nel tempo abbiamo tantissime canzoni invece che facevano arrivare un ritornello tardi. C'è un fenomeno che è quello delle sped up song, che abbiamo un po' conosciuto di recente, e credi che ci sia già qualcuno che inizia a produrre pensando, insomma, di concentrare la propria proposta musicale per quel formato? Penso di sì, nel senso che come la tecnologia ha sempre influenzato, o anche il modo o lo strumento sul quale noi ascoltiamo la musica ha sempre influenzato anche il modo in cui la musica viene prodotta e il genere musicale che va più in voga nel momento. Quindi penso che TikTok sia entrato a far parte di questo mondo. Sicuramente noi abbiamo avuto alcuni esempi di artisti che magari hanno deciso di fare versioni di canzoni magari della durata di 30 secondi o un minuto specificatamente per la piattaforma, ma non penso che questo vada a inficiare quella che è la creatività e l'arte, nel senso che gli artisti partono dalla creazione della musica in base a quella che è la loro creatività e quello che vogliono esprimere. Poi ovviamente magari devono, non dico che devono declinare, però devono capire come meglio proporre la propria arte al pubblico, ecco. Penso che sì, magari ci sono nel momento di produzione della musica attenzioni a che cosa potrebbe funzionare per determinate piattaforme, ma come in passato, prima dell'esistenza delle piattaforme streaming, prima dell'esistenza di TikTok, c'era il singolo radiofonico o sì, anche sì, l'edit del singolo apposta per la radio. Quindi penso che semplicemente magari si possano dare più opzioni anche da un punto di vista creativo. Mi immagino che la piattaforma si muova anche in modo diverso a seconda dei paesi, che abbia dei riscontri diversi. Dove oggi è più forte? In quali aree del pianeta? Allora, mi vengono in mente tantissimi esempi. Il Brasile è sicuramente uno dei paesi in cui siamo più forti, ma anche in Europa assolutamente, anche nel sud-est asiatico. Insomma, ci sono tantissime... mi viene davvero difficile, ecco, dire questo su tutti è il paese in cui siamo più forti, perché TikTok rispecchia un po' quello che è la comunità locale, ecco, quindi dipende un po', ecco, magari più da quello che è l'interesse. Magari ci sono alcuni tipi di contenuto di verticale che sono più forti in alcuni paesi rispetto ad altri, però direi che a livello di diffusione, di penetrazione, siamo assolutamente... non c'è un paese che vince su un altro, ecco. Studiavi economia e commercio, e non so se mentre studiavi economia e commercio pensavi alla musica. Sempre. Ah, ok. E quindi da lì poi il master che hai fatto. E immagino che tu sia molto felice di quello che fai, di come lo fai, di dove lo fai. Sei una veterana di una piattaforma... molto giovane, quindi con poche ore di volo comunque sei una veterana. E cosa pensi ti abbia insegnato questa prima parte importante di carriera? A dare spazio alle possibilità, perché quando stavo valutando se passare in TikTok o meno, più persone mi hanno detto: ma sei sicura? Sei in Warner, è così una società solida, tutti la conoscono. Io invece, non lo so, ho avuto un po' un istinto, ho detto: questa è una scommessa che vorrei fare. Quindi appunto il fatto di, non so, magari un po' cliché, però di crederci, ecco, e di dare spazio a quello che è un po' il proprio istinto. E poi di essere sempre molto positivo nei confronti dei cambiamenti, quindi appunto TikTok cambia da un giorno all'altro. Uno dei nostri motti è always day one, penso che questo sia il modo per affrontare assolutamente la vita, sia da un punto di vista personale ma anche da un punto di vista professionale.
Giulia, è un piacere lavorare con te in generale. Grazie, ed è stato un piacere anche chiacchierare. Grazie per il tuo contributo che hai dato a Bits. Grazie mille. Grazie per essere stati con noi. Di puntata in puntata cercheremo di capire e scoprire cosa si cela dietro il music business, e quindi noi ci rivediamo qui su Radio 105 TV.